Buonasera a tutti, buonasera ai lettori di Cronache di Gusto, a chi ci segue sui nostri canali social. Siamo in diretta sul canale Facebook del nostro giornale online. Vi parlo dalla redazione di Cronache di Gusto. Wine Moment, siete abituati, qualcuno di voi probabilmente, a vedere Wine Moment sul canale Instagram di Cronache di Gusto. Da oggi abbiamo cambiato formula, le conduzioni ovviamente sono sempre affidate a noi. Oggi ci sono io, Fabrizio Carrera, e poi naturalmente tornerà anche Federico Latteri e Francesca Landolina, e quindi condurremo il team che condurrà, diciamo, questi incontri con i produttori di vino sparsi per l'Italia. Oggi facciamo tappa in Calabria per parlare di vino, di Calabria e di Librandi, un brand che per detti lavori non ha bisogno certo di presentazioni, e siamo collegati con Raffaele Librandi, che dovremo vedere tra qualche istante. E quindi diamo il benvenuto a Raffaele Librandi, eccoci qua. Buonasera Raffaele. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera. Benvenuti, benvenuti e benvenuto a Wine Moment, questo format dedicato ai produttori di vino italiani per appunto un po' raccontare il momento che stanno vivendo e anche per raccontare un po' le prospettive, le suggestioni, le problematiche legate ai territori e alle produzioni del vino. La prima domanda che faccio, Raffaele, è un po' raccontare come Librandi, come stai vivendo questo momento un po' insolito rispetto alle nostre abitudini? Sì, Cosa succede? leggermente insolito. Niente, vabbè, all'inizio è stato uno shock, come un po' per tutti, per il nostro settore, che insomma poi il vino è legato molto alla convivialità, al turismo. Quindi da un giorno all'altro praticamente si sono bloccati tutti i nostri canali di vendita, quindi l'Horeca, l'export, insomma si è fermato tutto. Quindi i primi giorni sono stati veramente duri. Poi piano piano, insomma, si è cominciato un po' a reagire alla situazione, quindi si è partito molto l'online, è partita, insomma, noi facciamo un po' di distribuzione soprattutto regionale e quella ha continuato ad andare, l'export non si è fermato completamente, quindi insomma fino a fine aprile abbiamo viaggiato attraverso questi canali, ovviamente a regimi molto ridotti. Dal mese di maggio sinceramente un piccolo cambiamento c'è stato. In positivo, ovviamente, quindi anche prima dell'apertura dei ristoranti si vedeva un piccolo entusiasmo in più, soprattutto dall'estero, ma insomma c'era un po' più di tranquillità, quindi le cose sono andate via via migliorando. Poi, insomma, essendo la Calabria adesso una regione turistica con tanti locali all'aperto, essendo stata colpita, insomma, relativamente poco dal virus, adesso non dico che siamo alla normalità perché non siamo alla normalità, però insomma, i consumi sono molto, molto diversi rispetto anche a 20 giorni fa. Quindi, insomma, Mentre sono leggermente ottimista. bene, l'export è ripartito. Questo cosa vuol dire? Che ci sono già dei paesi dove già, come dire, avete ricominciato a fare spedizioni di vino delle nazioni? E Sì, quali in allora, particolare? il Nord Europa, la Germania ha rallentato per noi, però non si è mai completamente fermato e adesso insomma ha ripreso a ritmi non normali, ovviamente, ma quasi normali. Abbiamo ricominciato a vedere qualche ordine dagli Stati Uniti, che insomma per noi è stato il mercato Certo, che si è importante. bloccato, è importante e poi quello che si è bloccato in maniera più importante. Ma anche dalla Francia, così ci sono diversi. La Cina era ripartita prima, Cina e Giappone, così si erano ripartiti un po' prima. Quindi è ripartito lentamente, però insomma un po' tutto l'estero. Quanto pesa l'export nella vostra azienda oggi? E per noi è il 50%. Ah, quindi una voce importante. Sì, è una voce molto importante. Siamo distribuiti in più di 30 paesi, quindi sicuramente il mercato più importante è la Germania, però. C'è una distribuzione su 30 paesi, per noi insomma è una Certo. parte importante della nostra E commercializzazione. ricordiamo ai nostri lettori che cos'è oggi Librandi. Librandi è un'azienda che nasce alla fine degli anni 60, primi anni 70, giusto? Più o Sì, meno? vabbè, l'azienda nasce con mio nonno negli anni 50, con pochissime bottiglie di vino, nella zona di Cirò, che è la zona più importante per la viticoltura in Calabria. Poi piano piano con mio padre e mio zio l'azienda cresce attraverso diverse fasi. Insomma, adesso siamo un'azienda con più di 300 ettari di proprietà concentrata per la maggior parte in Cirò, però lavoriamo anche nell'ICT Adireto. Certo, e quante bottiglie producete?
Sono 2.500.000 bottiglie. Quindi praticamente l'azienda che fa più bottiglie in Calabria, credo comunque tra quelle che sono più rappresentative in termini di quantità, ma non solo di quantità, c'è la qualità che, voglio dire, è un filo rouge importante per la vostra azienda. Avete fatto un lavoro straordinario per fare riemergere quei vitigni che caratterizzano la Calabria come poche cose nel sud Italia, soprattutto il Gaglioppo, Certo, ma noi non come dicevo solo. prima, sì, abbiamo attraversato diverse fasi come azienda. Noi negli anni 80 quello che ci ha dato più visibilità è stato aver introdotto i vitigni internazionali in Calabria per la prima volta, quindi fare dei blend con i nostri vitigni e i vitigni internazionali. Passata questa fase, poi ci siamo molto concentrati sulla ricerca e sulla riscoperta dei vitigni autoctoni calabresi. Abbiamo un giardino varietale nelle nostre vigne con più di 200 varietà calabresi. E stiamo facendo molta ricerca su questi vitigni, quindi sia a livello Certo, proprio. ma questo voglio poi farti una domanda specifica perché avete un patrimonio storico su cui state facendo un lavoro importante e poi magari te lo chiederò dopo. Oggi però certamente un vino rappresentativo è Gravello, che è appunto un taglio bordolese, se non ricordo male, Sì, giusto? certo, è Ecco, stato. raccontaci un po' il Gravello. Allora, questo è stato un progetto degli anni Ottanta, quindi quando siamo usciti per la prima volta da Cirò abbiamo investito nei vigneti nell'IGT Val di Neto e abbiamo per la prima volta in Calabria abbiamo piantato dei vitigni internazionali, quindi è nato questo blend da questa vigna a Strongoli, questo paesino che ancora oggi si fa, cioè praticamente un cru perché ancora oggi si fa dagli stessi vigneti praticamente, ed è un blend di Cabernet Sauvignon e Gaglioppo, quindi 40% Sauvignon, Cabernet Sauvignon e 60% Gaglioppo, un taglio rimasto costante negli anni ed è stato ed è insomma uno dei simboli della viticoltura calabrese, infatti perché insomma, è un taglio abbastanza riuscito, ben riuscito, insomma il Gaglioppo dà la tipicità, il tannino, insomma, mentre il Cabernet Sauvignon ammorbidisce, dà il colore, lo rende più piacevole. Quindi è un vino che è iniziato negli anni Ottanta e sicuramente poi l'azienda poi si è spostata verso altri obiettivi, però comunque resta tutt'oggi il vino simbolo dell'azienda. Certo, accanto a quello Magno Megonio, giusto? Sì, Magno Megonio nasce da un progetto successivo, dal progetto di riscoperta dei vitigni autoctoni calabresi. Quindi abbiamo riscoperto questo Magliocco che oggi è abbastanza comune, però la prima annata di Magno Megonio è del 95, quindi più di 20 anni fa era quasi scomparso in Calabria. Noi abbiamo riscoperto questo vitigno, intuito le potenzialità e cominciato a lavorarci sopra. Adesso è una riserva importantissima per l'azienda. Certo. Certo. Ecco, allora la cosa da appassionato che ti vorrei chiedere è se dovessimo tracciare una definizione, una differenza tra Gaglioppo e Magliocco. Raffaele Grandi cosa ci dice? Allora, Come raccontare? Ecco, raccontiamoli. sono due vitigni completamente diversi. Il Gaglioppo è un vitigno più rustico, se vogliamo, con più tannico, soprattutto se si fanno delle macerazioni leggermente più lunghe, insomma, il tannino è molto importante, che si adatta benissimo col nostro cibo calabrese. Noi in Calabria mangiamo leggermente piccante, questo vitigno si presta molto bene Fantastico. a una vina diciamo più Peperoncino, difficile. peperoncino. Sì, Viva il peperoncino e peperoncino. Gaglioppo. Infatti. Sì. È un vitigno abbastanza scarico di colore, con questo sentore di liquirizia caratteristico del vitigno. Quindi, sicuramente un vitigno difficile da vinificare. Si presta molto bene, per esempio, alla vinificazione in rosato, perché insomma, dà dei profumi insomma, molto, molto importanti. Però, Buccia per Prosto, è un spessa? vitigno. Buccia spessa? O buccia Sì, sottile. è una buccia abbastanza sottile, quindi insomma è scarico di colore. Noi preferiamo per esempio nel nostro Gaglioppo fare delle macerazioni abbastanza brevi anche per la riserva, quindi da dei vini un po' scarichi di colore, però molto bevibili con questo tannino che non è più molto ruvido come poteva essere 30 anni fa, però che ancora caratterizza i vini da Gaglioppo. Il Magliocco invece è completamente diverso. Infatti, una volta a Cirò il Gaglioppo era presente nelle vigne quando non c'erano questi vini da monovitigno, quando c'era proprio il vino della vigna. Il Magliocco veniva usato come taglio per il Cirò perché dà più colore, è più elegante rispetto al Cirò, ha dei profumi più fruttati. Quindi si completa abbastanza bene con questo col Gaglioppo. Anche il vino
da Monovitigno, da Magliocco. È un vino molto molto elegante, molto fresco, con un colore più intenso rispetto al Gaglioppo, quindi va a coprire dei gusti completamente diversi. Ci sono appassionati proprio del Gaglioppo e appassionati del Magliocco. Quindi due partiti, diciamo, questo lì, due correnti di pensiero, sì, no? Sì, i gaglioppisti, diciamo, e i magliocchisti. Potremmo trovare questa, definizione, che poi magari è un riflesso anche del carattere, no? Della vita di ognuno di queste persone che si appassiona a un vitigno, nel senso che spesso un vitigno può anche rappresentare noi stessi, no? Le nostre passioni, le nostre attenzioni verso il mondo del vino. Il vino è materia viva come le persone da questo punto di vista. Quindi, sì, senti, assolutamente, proprio un approccio a bere diverso. Ti chiedo, annate belle di Gaglioppo e di Magliocco corrispondono, oppure a volte c'è un'annata buona per il Gaglioppo e una buona per il Magliocco? Allora, diciamo che domanda complicata. Sì, appunto. Diciamo che fino a 5-6 anni fa la Calabria aveva un clima abbastanza stabile, quindi non c'erano grandissime differenze tra una vendemmia e l'altra. C'era la vendemmia un po' più buona, un po' meno buona, però insomma non era una costante, cioè c'era una costanza sul ok. Sì, adesso ogni vendemmia fa storia a sé, quindi è cambiato un po' tutto con gli stravolgimenti climatici che conosciamo, insomma abbiamo delle vendemmie completamente quindi diverse. Anche la Calabria, anche il versante ionico soffrono dei cambiamenti climatici. Assolutamente, sono vendemmie che ormai sono ingestibili, ma non solo per il caldo, perché al caldo più o meno sia noi che i vitigni sono abbastanza abituati, ma proprio per l'imprevedibilità. Cioè, noi abbiamo visto le gelate nelle vigne per la prima volta forse 3 anni fa, cioè cose che non eravamo assolutamente abituati. A memoria d'uomo non eravate abituati. Immagino. Ma no, non conoscevamo proprio l'esistenza di questo fenomeno. Adesso sono un paio d'anni, non quest'anno, ma un paio d'anni che le abbiamo avute. Vendemmia tipo la 2017 è stranissima. Noi cominciamo sia col Magliocco che col Gaglioppo verso la fine di settembre comincia la vendemmia. Nel 2017, il 15 settembre, era finita tutta la vendemmia, quindi ci sono, certo, insomma, molte variazioni. A parte questo, delle ultime annate, magari 2015, per dire, è stata ottima per tutte e due le varietà. Tendenzialmente, insomma, quando è buona per un vitigno è buona anche per l'altra la vendemmia. Certo, e allora ti chiedo, dei due vitigni, qual è quello che... Io penso che una caratteristica è quella che tu li puoi bere da subito, però anche nel tempo possono darti altre emozioni. Non so se questa caratteristica riguarda più uno dei due vitigni oppure tutti e due indistintamente. Ma sono due vitigni molto longevi, tutti e due, hanno una buona struttura, una buona acidità, tutti e due, quindi sono molto longevi. Non so, berli su, da subito? Belli da subito? Belli da subito? No, in realtà ci vuole sempre qualche... Forse il Magliocco è più pronto rispetto al Gaglioppo. Il Gaglioppo può essere un po' più duro da giovane. Certo, stavi dicendo qualcosa, forse mi ho interrotto, ma io nella mia testa ho tante altre domande da farti, ma se tu volevi aggiungere... Io personalmente... dei due vitigni, insomma, quelli con l'annata, quelli più vecchi, diciamo, io preferisco il Gaglioppo, per me insomma è un vitigno che invecchia meglio, certo. Questo è appunto il gusto personale. Vabbè, il tuo debole, dai, tu sì. Hai il debole per il... non sì. Lo diciamo al Magliocco, non lo diciamo. Infatti. Va bene, senti, e parlando dei bianchi, invece, è vero, sì, che parlare di Ciro evoca il rosso. Certo. E quindi, diciamo, anche la stessa DOC è centrata su queste varietà e su questi vini rossi. Però, certo, qualcosa si muove anche sui bianchi. Voi stessi adesso fate anche dei vini bianchi importanti, significativi, sì, sì, e molto, molto buoni. Sì, in maniera, ecco, abbastanza importante si muove. Ecco, raccontacelo. Fino a 20 anni fa, così, più del 50% della DOC, appunto, come diceva, era rosso. Anche se il nostro rosso, se vogliamo, era un buon rosato, però diciamo che la maggior parte della produzione era a rosso. Adesso, da 20 anni a questa parte, insomma, i bianchi sono diventati molto molto importanti per noi. Adesso più quasi il 30% è fatto da bianchi, sia perché il mercato magari si sta spostando verso questa tipologia, sia perché insomma, a Ciro abbiamo imparato a fare dei bianchi decisamente buoni. Per noi sono il Ciro bianco
insomma, è uno dei vini più importanti. È un vino da greco bianco, che è il nostro vitigno Infatti. bianco principale. Vini molto freschi, molto facili da bere, con una buona acidità, nonostante ci sia il clima, insomma, sia abbastanza caldo, però riusciamo a avere dei bianchi molto freschi. Poi siamo vicino al mare, quindi si sente l'influsso anche dal mare, quindi non, è un vino Quindi per vini noi sapidi, veramente. io ricordo Sì, dei anche bianchi sicuramente. vostri sapidi, Sì, sì. diciamo dei bianchi che un po' rispecchiano il territorio, insomma, da questo punto di Assolutamente vista. sì. E quindi per i bianchi il vitigno è il greco. Il greco bianco, per la DOC, sì, è il greco bianco. Ecco, raccontiamo questo vitigno? Sì, Proviamo. allora è un vitigno anche qui, insomma, abbastanza caratteristico. È uno dei cloni delle tante tipologie di greco che ci sono, soprattutto nel sud Italia. Questo sicuramente ha magari meno struttura rispetto a un greco di tufo, per dire, quindi da dei vini molto più beverini, molto più leggeri, con questa frutta. La pesca è caratteristica del vitigno. Nonostante il clima, il greco bianco dà dei vini che non raggiungono mai delle gradazioni elevate. Sono sicuramente vini da bere giovani, freschi, però molto, molto, molto piacevoli. Senti, spostandoci un po', parlando un poco di altro attorno alla galassia Librandi, voi siete mai tentati di fare ospitalità o ristorazione o c'è un progetto in tal senso? Allora, noi abbiamo ristrutturato un bellissimo casolare nell'ultima proprietà che abbiamo comprato. Abbiamo fatto Dove? un museo Dove? Dove si trova questa proprietà che avete nella comprato? tenuta Rosanetti, che è insomma a 40 km da Cirò, quindi nell'Igittiva al di Neto, Che che è la sarebbe tenuta comune che di? Comune di? di Casabona. Bene. Tra Casabona e Rocca di Neto sono due comuni nella zona dell'Igittiva al di Neto. Questa è la proprietà che ci ha dato modo di utilizzare tutti questi vitigni autoctoni calabresi. Certo. All'interno di questo casolare abbiamo fatto un bellissimo museo del vino e lo utilizziamo anche per fare un po' di accoglienza, quindi facciamo una ristorazione così per i clienti, perché Supernotazione. possiamo, sì, su prenotazione. Sì, D'accordo. facciamo riscoprire quelli che sono i piatti della nostra tradizione abbinati ai vini. Certo, piatti della vostra tradizione, dai, facci sognare, raccontaci qualche piatto della cucina cirotana. Per Ma esempio, due o tre cose che allora. sono, ad esempio, la stroncatura non è vostra perché è regina, No, la no? Per stroncatura è esempio. regina, l'anduja è del Vibonese, Spilinga, dell'Andria. Vibonese, eccetera. A Cirò cosa Sì. mangiate? Cosa mangiate a Cirò? Allora. Stranamente, la maggior parte della cucina calabrese, nonostante siamo una penisola con 800 km di mare, è una cucina più di carne, una cucina più di monte, perché all'inizio i centri abitati più importanti erano sulle colline, sui monti, non sul Certo, mare. Il sulla mare non costa non c'era c'ho, quindi nessuno, era pericoloso era vivere sulla pericoloso, costa. pirati, cose Saraceni, così. pirati, Sì, esatto. certo. Quindi abbiamo, se io penso al mio pranzo della domenica, io ho il ragù di carne con la pasta fatta in casa, diciamo, quindi col peperoncino sopra, Quello non può ovviamente, mancare. Io sono soprattutto i convinto salami, così. che voi il peperoncino lo mettete anche nel latte e caffè, ho questo sospetto che secondo me non manca mai, non Ovunque, manca mai. infatti, non manca mai. Accerò il piatto, però, quello Che più più tipico caratterizza? è la sardella, diciamo, anche se adesso è un piatto un po' che anche per motivi legali, diciamo, si sta perdendo, però il piatto della tradizione è quello, quindi sono le sardine con peperoncino, ovviamente sale, quindi una Of conserva course. così. Questo. Poi molto pesce con le verdure, quindi insomma, ma anche il pesce spada con i peperoni, per dire, potrebbe essere un Perché piatto. dicevi che la sardella no, non si può mangiare per motivi legali? Nel senso cosa c'è? Che non si trovano le sardine? In questo No, senso? vabbè, è un piatto della tradizione, adesso però non si può pescare la neonata, Ah, nel ecco, senso ovviamente. certo. Nel senso che parliamo del novellame, quindi era Sì, praticamente le sardine piccole, quindi oggi non si può sì. pescare perché, certo, è chiaro. Succede questo, succede anche in Sicilia, succede in tutte queste aree perché la legge vuole che si tuteli il pesce che deve ancora crescere, Certo, perché in questo giustamente, modo certo. sarebbe un modo, insomma, per avere meno cibo, meno pesce a disposizione per tutti. Ne comprendiamo perfettamente la scelta. E parlavamo prima di turisti. Allora, l'anno scorso il vostro territorio ha registrato un incremento turistico, se non ricordo male,
sugli anni precedenti. Il vino quanto è importante come attrattore? Voi lo percepite questa attrazione come del turista per il vino? Il vino a Ciro sta diventando sempre più importante come attrattore. Noi abbiamo il problema a Ciro che siamo difficilmente raggiungibili, però vabbè, l'estate abbiamo questa stagione turistica abbastanza importante perché insomma il mare è bellissimo, certo, sta molto bene. Quindi. Però il vino comincia a essere un fattore di turismo importante anche perché destagionalizza ovviamente i flussi. E poi c'è stato un grande cambiamento, cioè adesso l'offerta è davvero interessante, quindi si è passato dalle 7, 8, 10 aziende storiche che c'erano 15 anni fa a 70, più di 70 aziende, quindi certo, c'è tanta offerta. Certo. E quando parli di 70 parli dell'areale di Ciro o parli in generale della Calabria? Sì, no, dell'areale di Ciro. Quindi è già un buon numero, già un buon numero. Sì, è un bel numero, ma soprattutto di tutte le tipologie, quindi alla piccola aziendina che lavora in un certo modo, all'azienda storica, alla grande azienda, quindi c'è tanta offerta. E la cosa bella anche che si lavora insieme, quindi si riesce anche a fare a veicolare anche il turismo non solo nella singola cantina ma nel territorio. Certo, come arrivare a Ciro? Giustamente tu ponevi il problema del fatto che non è facile perché avevate un aeroporto, ma credo che sia chiuso, quello di Crotone. Certo. Che è più vicino, il modo migliore è arrivare a Lamezia in aereo. Sì, arrivare a Lamezia e poi da Lamezia c'è un'oretta e qualcosa di un'oretta strada. E mezza di strada sulla famosa 106, sulla nostra statale ionica, esattamente. E poi il tratto Lamezia-Catanzaro in fondo è un tratto di 20 minuti di macchina, sì, molto agevole. No, ma anche se vogliamo piacevole come viaggio, anche perché si scopre una Calabria diversa, perché quando uno pensa alla Calabria, 80% delle volte pensa alla costa tirrenica, che è la più turistica, però la costa ionica è assolutamente sì, sono d'accordo, ma poi c'è la Sila, c'è una variabilità di paesaggio straordinaria in Calabria, perché appunto è, come dire, sì, tra montagna, colline, pianure, mare, c'è veramente sì, tantissimo. Però quest'anno io credo che voi avrete probabilmente tanti turisti italiani. Allora, immagino i turisti che vengono in macchina. Chi arriva dal nord, qual è la strada consigliata per arrivare a Ciro e godere del vostro paesaggio, dei vostri vini, della vostra accoglienza? Io che arrivo da Napoli, cosa che strada faccio? Arrivando da Napoli si prende l'autostrada fino a Sibari e poi si fanno 70 km di 106 da nord. Da Sibari, perfetto, anche lì sono un'altra oretta. Venendo dalla Sicilia invece si esce a Lamezia e si fa... Naturalmente, come se si arrivasse in aereo a Lamezia, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Io immagino per voi che ci sarà veramente del turismo italiano che verrà a scoprire una parte d'Italia che magari non si conosce, perché uno dei problemi di noi italiani è che magari conosciamo benissimo Londra, Parigi, i posti più gettonati dal turista turistico, però noi italiani sconosciamo l'Italia. Non è vero che noi italiani conosciamo bene l'Italia. Noi del sud, gioco forza, conosciamo il nord perché... O ci vai per lavoro o ci vai in vacanza, no? Certo. Pensa a te al Vinitaly, no? Verona la conosci bene perché è una città dove vai ogni anno sicuramente per il Vinitaly. Però penso che una parte italiana veramente deve scoprire anche questa parte d'Italia che è il sud, che secondo me è un patrimonio immenso, un giacimento di beni culturali, storici, naturali, naturalistici e gastronomici e quindi anche enologici grandiosi. E, a proposito, volevo anche dirti, tornando al discorso del Vinitaly, quanto vi è mancato il Vinitaly quest'anno? Ma tantissimo, cioè noi quest'anno praticamente non abbiamo potuto fare promozione in nessun modo, abbiamo scoperto questi modi alternativi tipo stasera che sono, insomma, sono convinto che resteranno, perché sono delle opportunità. Assolutamente sì, wine moment in format che continuerà. Sì, ma c'è anche queste degustazioni così, io sono convinto che sono un modo in più per incontrare appassionati, clienti, quindi resta, però la promozione, quella più importante per il vino sicuramente non l'abbiamo fatta, è mancato Provine, è mancato Vinitaly, sono mancati tutti gli incontri con i clienti, i nostri viaggi, quindi insomma è stato impegnativo, io non vedo l'ora di ricominciare Certo, vabbè, d'altra parte penso che già stai programmando qualche viaggio in Italia o ancora siete fissi a Ciro? No, visto che adesso... Io ovviamente ho cominciato da visitare la Calabria, ho già cominciato ad andare in giro, insomma adesso piano piano cominciamo anche a spostarci, perché ma anche un modo per stare vicino anche ai clienti. Certo, tra l'altro devo dire che si muove qualcosa anche nella ristorazione d'alta fascia in Calabria, con alcuni chef, voi avete vicino...
Caterina Ceraudo, ma vorrei citare Luca Bruzzino, vorrei citare Nino Rossi, insomma si sta muovendo qualcosa di importante anche in Calabria sull'alta fascia ristorazione. Quindi no, questo naturalmente... Ecco, e invece adesso volevo un po' spostare il ragionamento sulla Doc Ciro, di cui tu sei presidente, presidente del consorzio. Tra l'altro voglio ricordare che un anno fa di questi tempi eravamo a Ciro a celebrare i 50 anni della Doc, sono stati due giorni fantastici, vedere paesaggi mozzafiato, a bere benissimo, a mangiare benissimo, a vedere un sacco di gente interessante, a luoghi molto accoglienti. Tra l'altro voglio ricordare anche proprio la visita a Ciro che abbiamo fatto insieme al sindaco con Cronache di Gusto. Ecco, allora parlando un po' della DOC, com'è il momento della DOC Ciro inteso come appunto come consorzio e come denominazione? Ma il momento sicuramente insomma, era buono, è stato buono, è una DOC che comunque è cresciuta molto, come dicevo prima, sia come numero di aziende, come bottiglie di vino venduto, come mercati raggiunti, come proprio anche penetrazione nel mercato italiano. Sicuramente è un momento propizio. Abbiamo avviato l'iter per la DOCG Ciro, quindi insomma si stanno facendo diverse manifestazioni, abbiamo fatto diverse iniziative nella nostra DOC, quindi stiamo lavorando molto nella promozione, quindi insomma stavamo lavorando molto bene per fare crescere questa DOC. Sicuramente finita questa fase di emergenza ripartiranno più forti di prima tutti questi progetti. C'è qualche progetto che hai in testa che vorresti raccontare per la Doc Ciro che stavate portando avanti o che tirerete fuori dal cassetto per la Doc Ciro? Sì, a parte questo progetto della Doc Giga, che al momento è quello più importante, però a livello di promozione insomma era avviato l'iter per un progetto di promozione importante anche a livello regionale, soprattutto per il mercato italiano, per far conoscere il nostro vino, perché ancora è un vino considerato molto di nicchia. Sì, se uno pensa al vino calabrese pensa al Ciro, però sicuramente non è un vino che è entrato stabilmente anche nell'immaginario del consumatore, quindi c'è un progetto molto importante di promozione per il mercato italiano, per il vino calabrese e per il Ciro in particolare, un progetto che stiamo facendo. E quindi sarete pronti a partire quando? Io spero nel 2021 di cominciare di partire con questo progetto. Senti, sareste forse già partiti prima se non accadeva quello sì, che sì, accadeva. Sì, assolutamente. Sì. E poi ho sentito una sigletta di OCG, quindi c'è un'idea di modificare il disciplinare? Sì, abbiamo già avviato l'iter, abbiamo proposto il disciplinare nuovo in regione, poi si è bloccato perché insomma, ovviamente dove ci sono altre priorità in questo momento, però è già... Dobbiamo fare un sollecito all'assessore Gallo pubblicamente perché ci dia una risposta sulle modifiche disciplinare della DOC. L'assessore Gallo si è appena insediato nel pieno dell'emergenza, quindi sicuramente gli facciamo affrontare i problemi più urgenti e poi andiamo all'attacco. Bene, e cosa prevede questa modifica? Ce lo puoi descrivere? Cosa prevede questa modifica disciplinare? Allora, noi abbiamo previsto una sola tipologia di DOCG, che sarebbe quello che oggi è Rosso Classico Superiore Riserva, un nome lunghissimo. Rosso Classico Superiore Riserva, che poi resterà o sarà solo DOCG no. E basta? Ah, ecco, meraviglioso. Questo, finalmente, ecco, una cosa fatta per orientare bene il consumatore. Perché insomma, lo devo spiegare, perché allora, vabbè, rosso, classico, viene dalle zone classica del DOC, che sono i comuni, la DOC Ciro sono 4 comuni, il Ciro? Classico sono 2 comuni, i comuni di Ciro e Ciro Marina, quindi questo rosso verrà da queste zone. Sono Ciro e Ciro Marina. Sì. Superiore perché vuol dire? Superiore perché vabbè, oltre i 13,50 di alcol, riserva. Noi abbiamo proposto l'allungamento dell'invecchiamento, adesso la riserva è di 24 mesi successivi alla vendemmia. Noi abbiamo proposto un anno più di invecchiamento con l'utilizzo. Quindi 36 mesi. Sì, con l'utilizzo del legno, che oggi non è obbligatorio, con l'utilizzo minimo di 6 mesi il legno. Quindi, quando parliamo di legno intendiamo anche barrico o bottiglia? Sì, anche barrico. Anche barricche. Legno in qualsiasi dimensione sostanzialmente. Esatto. Perfetto. E quindi il vino che viene prodotto con queste caratteristiche potrà fregiarsi del marchio di OCG. Sì. Quindi mentre Doc Ciro rimane per tutto Doc quello Ciro che rimane, non ha... Sì. Esatto, per tutto quello che non rientra... E poi la cosa importante, mi ero dimenticato... Sì. Che sarà al minimo 90% di Gaglioppo e l'utilizzo 10% solo vitigni
autoctoni autorizzati, perché adesso nel Cirò c'è stata diversi anni fa una modifica del disciplinare, per cui non è solo Gagliocco adesso Cirò. Invece siamo ritornati all'utilizzo esclusivo Questo è molto praticamente. importante. Sì, Quindi assolutamente. sostanzialmente 90% di Gagliope, 10% di vitigni autorizzati o no, anche non autorizzati. Sì, che sarebbe il Magliocco e il Greco Nero, praticamente, solo vitigni autoctoni calabresi autorizzati. Perfetto, quindi fuori vitigni internazionali dalla DOC Cirò, Assolutamente. dalla DOCG Cirò fuori. Quindi, siccome qualche anno fa ricordo ci fu un po' di polemica perché si era consentito l'uso del vitigno internazionale, adesso quindi è come dire, è un'operazione di verticalizzazione sul territorio, direi, quella della DOCG Cirò. Assolutamente. Quindi questo è molto importante. Fascette, Sì. immagino, pure fascette anticontraffazione, forse, un domani. Certo, assolutamente, Ebbene, assolutamente. Sì. benissimo. Oggi diamo qualche numero DOC Cirò. Oggi quante bottiglie si fanno in DOC Cirò in Oggi siamo sui generale? 4 milioni di bottiglie. Tra bianco e rosso? Tra bianco, rosso e rosato, non dimenticare, il E rosato forse è il rosato. vino più Il importante per rosato, noi. e infatti. Sono circa equamente distribuiti, diciamo. Forse ancora un po' di più rosso, però insomma, tra bianco e rosato siamo abbondantemente oltre il 50%. Distribuito anche qui sul 30-35% è per l'export. Ovviamente dalla parte italiana il mercato calabrese è quello più importante, però si sta entrando abbastanza bene nel mercato nazionale, molto più rispetto a qualche anno fa. Certo. Anche perché è un bere diverso, diciamolo chiaramente, no? Quello che accade nel Calice poi è evocare la Calabria, evocare il sud, il sole, la mediterraneità del vino, ma anche una beva diversa rispetto a quello che accade in altre parti d'Italia e del mondo, probabilmente. Perché la vostra forza sta nel fatto che Gagliocco, come dire, è un vitigno che vi caratterizza da questo punto Ma di vista. Quindi. assolutamente, ma io lo vedo anche per quello che è la mia esperienza personale, cioè mentre fino a qualche anno fa, quando vedevo insomma che non si riusciva, ma perché non ha questo colore, perché così io cercavo un po' di trovare, invece adesso proprio sono orgoglioso di dire guarda, è a questo colore, ha questo tannino, è un Ecco, vino diverso, che perché colore c'ha il insomma. Cirò? Che colore c'ha? Raccontiamolo a chi ci segue. Che colore c'ha il Cirò al bicchiere? Allora, è un colore molto scarico, con delle insomma, sfumature così che tendono anche all'aranciato, se vogliamo, anche quando è un po' giovane. Quindi un colore sicuramente che non è Tra mainstream, quelli, insomma, non è quasi più esatto, visti. principale. Molto originale, però insomma, non è una debolezza, ma è il nostro punto di forza assolutamente. Quello Assolutamente che ci sì, è un vino caratterizza. buonissimo. Infatti, oggi quanti soci fanno parte del consorzio? Allora, oggi ci sono quasi tutte le cantine, praticamente sono più di 60 cantine, più di 300 viticoltori, c'è ancora una tradizione molto diffusa di viticoltori a Cirò, ogni famiglia ha la sua vigna, insomma la proprietà è molto molto frazionata ancora, quindi quasi tutti fanno parte del consorzio. E io credo che oggi l'obiettivo è anche alzare il valore medio del vino, penso che sia questa la vostra grande ambizione, no? Cioè sostanzialmente Assolutamente. creare condizioni di migliore remunerazione per chi coltiva l'uva, per chi fa il vino, per chi lo vende, sostanzialmente, perché poi Assolutamente. è un problema riguardo tutto il vino italiano, ma soprattutto quello del sud in particolare, che spesso non riesce mai a spuntare prezzi interessanti. E sulla DOCG, quindi i vostri tempi, che mi immaginate quali sono? Via libera dalla regione, via libera da Roma. Sì, ci vorrà penso Un altro un annetto. anno e mezzo. Se Quindi tutto va liscio. in teoria vendemmia 2022 si potrebbero fare, a meno Sì. che ha una capacità retroattiva, no, perché immagino No, no, che no. forse tu devi Sì, no, cominciare a produrre e a creare, come dire, il spero anche nel cammino. 2021, però insomma, realisticamente penso ci voglia 2022, sì. E poi ci vogliono, abbiamo detto, 36 mesi, quindi 2025 potrebbe arrivare la prima bottiglia di DOCG Cirò, che sarà una conquista per la Calabria del vino. E Certo. io quando, ecco, volevo tornare a quella domanda, a quel ragionamento che avevi accennato prima, e cioè il fatto che voi come azienda state facendo un lavoro sui vitigni cosiddetti storici, su quei vitigni dimenticati, già ormai da alcuni anni. Vitigni dai nomi anche stranissimi, perché poi ricordiamo che la Calabria era l'Enotria per il mondo antico. I greci portano la vitis vinifera 2500 anni fa, se non addirittura di più, e la Calabria diventa luogo d'elezione del vino. Quindi c'è Sì. questo retaggio storico fondamentale. Qualcosa si è persa, qualcosa per fortuna no, se vediamo Gagliocco e Magliocco è anche per questo. Questo progetto sui vitigni storici a che punto è?
Allora, noi, vabbè, abbiamo chiamato appunto Magno Megonio il nostro primo vino da questo progetto, appunto in onore a Magno Megonio, che era questo centurione romano che ha lasciato il primo testamento dicendo: io Magno Megonio lascio questa vigna agli abitanti del posto. Quindi, insomma, in suo onore abbiamo chiamato questo vino il primo vino del nostro progetto. Adesso noi abbiamo fatto diverse pubblicazioni, quindi abbiamo fatto sia le analisi del DNA per i vari vitigni che abbiamo nel nostro giardino varietale, di cui ci sono più di 70 DNA originali, quindi molti di questi vitigni sono praticamente lo stesso vitigno, però col dialetto venivano chiamati in nomi diversi. Quindi, e poi, oltre a questa selezione di vitigni, stiamo facendo anche una selezione clonale sul gaglioppo e sul magliocco principalmente, quindi per arrivare ai cloni che si prestano meglio alla vinificazione. Da questi nostri studi, per adesso utilizziamo, oltre al gaglioppo, al greco bianco, che sono i vitigni tradizionali per la nostra area, stiamo facendo i vini da magliocco e da mantonico, che è un altro vitigno molto antico calabrese. Noi facciamo sia la versione passita, che è quella più storica, che anche la versione secca. E poi stiamo facendo la vinificazione di almeno altri 20 vitigni. Addirittura 20 vitigni diversi. Ci sono tante microvinificazioni. Stiamo aspettando sia per avere risultati più convincenti su quale vitigno utilizzare prima, sia insomma per aspettare condizioni di mercato anche un po' diverse. Certo, ma chi vi aiuta in questo progetto di lavoro sulle vigne, sui campi sperimentali? Qualcuno allora, vi aiuta? Noi abbiamo iniziato i nostri studi, abbiamo fatto delle pubblicazioni anche col professor Scienza, quindi l'Università di Milano, di Torino, il CNR, di Conegliano Veneto, insomma abbiamo fatto queste nostre pubblicazioni all'inizio con questo. Adesso quello che ci guida è lo studio Enosis, il nostro enologo che, insomma, con cui lavoriamo da 20 anni, con Donato Lanati lavoriamo dal 97, quindi insomma un po' di più di 20 anni insieme. Stiamo proseguendo il progetto con lui, che era anche dall'inizio ovviamente parte del progetto. Certo, e che potranno venire fuori anche cose che non ci aspettiamo, immagino, no? Magari vitigni che ci possono sorprendere per caratteristiche particolarmente diverse. Sì, ce ne sono alcuni davvero interessanti, quindi insomma gli studi sono in fase molto avanzata. Quanto tempo passerà ancora? Perché ci siano questi vitigni? Penso un paio d'anni sicuramente per avere un prodotto nuovo da vitigno autoctono. Insomma, dobbiamo essere pazienti allora con voi, per aspettare la DOCG Chirò, per aspettare i suoi tempi lunghi. Certo. Senti, volevo chiederti ancora per qualche minuto qualche altra domanda da farti. Guardiamo un po' dei giovani, perché ovviamente l'importante è che questo patrimonio che state costruendo, difendendo, promuovendo, possa essere consegnato per giovani generazioni. Qualcosa si muove in questo senso? Vedi i giovani affacciarsi al mondo del vino che probabilmente rispetto a 20-30 anni fa era impensabile. Cosa succede? Ma assolutamente. Cioè, da noi la campagna, le vigne è un'opportunità di lavoro importante, soprattutto in questo periodo, ma anche prima. Quindi c'è una presenza giovanile molto importante, ma devo dire anche una presenza giovanile qualificata, quindi che ha scelto di ritornare a lavorare in vigna dopo anche diverse esperienze e diversi studi specializzati. Quindi abbiamo tante cantine condotte da giovani. Quindi insomma io sono veramente da questo punto di vista molto ottimista, perché insomma si è capito che è un'opportunità importante per il posto e insomma dà possibilità di crescita enormi. Quindi anche per esempio all'interno del CDA del consorzio, per dire, siamo 11, forse l'età media, forse il più anziano sono io e quindi insomma ci sono allora è fatta, un ambiente abbastanza dinamico. È fatta. Voi come Librandi a che generazione siete? La terza. Vabbè, quindi, ma c'è una quarta che quindi si starà preparando per poi entrare in campo? Sì, immagino. Ma sono il più grande a 15 anni, quindi insomma. Bene, diamogli tempo, facciamolo studiare e poi lo facciamo dedicare naturalmente a curare il territorio. E ovviamente dico, nel territorio sono nate appunto tante realtà, dicevi tu che adesso ci sono quasi 70 cantine, che è un numero impensabile sino a 10 anni fa, e il cosiddetto fenomeno dei Ciro Boys, no? Di questi ragazzi che sono messi un po' a produrre vino, quindi anche questo è dato una spinta importante, l'unione tra un marchio importante come il vostro, l'idea di un dinamismo di altre piccole cantine che si affacciavano, ha creato condizioni favorevoli, immagino. Quindi sì, assolutamente, c'era già stato empatico.
Sì, c'è già stato negli anni 90 già una crescita di cantine che si sono poste già sul mercato in maniera diversa, più moderna e tutto. Poi appunto negli ultimi 10 anni c'è stato questo nuovo movimento dei Ciro Boys, quindi questi ragazzi che lavorano insieme, sono appunto tutti giovani ritornati in vigna dopo diverse esperienze e studi e quindi anche questo hanno fornito anche uno stimolo in più per aumentare appunto il prezzo medio e anche la qualità e la visibilità dei nostri prodotti. Quindi si Certo. lavora bene tra aziende storiche e Ciro Boys, insomma ci completiamo molto bene. Quindi, insomma, da questo punto di vista va benissimo. Certo. E poi invece la domanda è questa, sono mancati un po' con gli eventi, però voi siete già aperti alle visite in cantina, comunque in questo periodo ancora siete chiusi perché sono pochi spostamenti. Ma richieste ce ne sono poche. Quelle poche che arrivano, insomma, le trattiamo ancora con un po' di timore, devo dire la verità, perché insomma non sappiamo bene come comportarci ancora. Però insomma siamo aperti alla visita in cantina. Certo, ma poi come ufficio siete anche aperti o ancora un po' a rilento con lo smart working? Un po' a rilento sicuramente, però siamo aperti. Certo. E il lavoro in campagna come è proceduto? Come sempre, immagino. Come Perché ora sempre, lavoro in in che campagna in fase questo siamo periodo. adesso a giugno? Potature Ma a giugno è un fatte? momento un po' di pausa perché abbiamo finito con la potatura verde, insomma, come lavori adesso non ce ne sono tanti, però sicuramente nel pieno della crisi sanitaria, insomma, i lavori in campagna sono dovuti andare Certo. Voi generalmente la vendemmia per voi quando comincia? Con i bianchi, avanti. Con immagino, i bianchi intorno al 10 agosto, così, prima di Ferragosto di solito. no? Ecco, pensi che questa vicenda cambi un po' le abitudini dei consumatori verso l'approccio del vino, comunque? Oppure alla fine non cambia nulla e quindi tutto rimane. Ma È solo un fatto di costumi, di denaro, di disponibilità economica e poi secondo non me, cambia niente. se si dovesse, insomma, al momento io non vedo grandi cambiamenti nelle abitudini di consumo, almeno per quella che è la nostra esperienza. Certo, insomma, fare previsioni in questo momento si sbaglia, si sbaglia. Se si dovesse Certo. fermare quella cosa, io grandi cambiamenti non ne vedo, sinceramente, per quello che è la Sono mia stati, esperienza e il nostro mercato. infatti, sono stati 3 mesi un po' particolari, però appunto speriamo di dimenticarli in fretta e di ricominciare Appunto, a appunto. galoppare come sempre. Ti volevo chiedere, comunque, tra i primi eventi che vorresti fare appena si riparte, quali sono quelli che tu vorresti, a parte vinitere che già hai raccontato? Non so, c'è qualche evento a cui vorresti andare il prima possibile perché per te è un contatto importante con il mondo del B2B, con il mondo degli addetti ai lavori, dei vostri importatori? Ecco, Ma qual gli è? eventi, mi piacerebbe fare il nostro evento ad agosto, che è bellissimo, il Ciro Wine È Festival, però vero, no, è no, non vero. penso quest'anno riusciremo Quest'anno. a farlo, quest'anno salta. Sono poi tutti gli eventi di ottobre, degli autunnali, diciamo, la Milano Wine Week, Merano, insomma, tutti Certo, questi eventi qui, insomma, certo. sarebbe bello poter partire. Il vostro evento Taormina Gourmet ti il aspettiamo, più bello quello di tutti, sì, no. assolutamente. Grazie per l'endorsement, però insomma speriamo di poterlo fare e soprattutto di Certo. fare in modo che voi ci possiate essere, sia come Occiro, ma anche Certo. come azienda Librandi, noi tu lo sai, porte assolutamente aperte. Senti, mi viene una curiosità, ma Raffaele Librandi quando non beve Ciro o vino calabrese, cosa beve? Di Cosa gli tutto, a piace bere? me Però di dai, le tue tutto. Allora, debolezze. l'ultimo viaggio che ho fatto prima del lockdown, abbiamo fatto un gruppo di Ciro, siamo stati sull'Etna. Ah, bene. Sì, il 8 febbraio, 8-9 febbraio. Bene. È Io ero a stato New York veramente. per l'evento del Barolo e quindi Ah, non potevo accompagnarvi sì. perché ero a New York per l'evento del Barolo. No, è È stato per evento dire, bellissimo. insomma, un territorio molto, molto affascinante, vini ottimi, quindi. Però, insomma, mi piace bere di tutto. Ecco, le tue debolezze, bianchi, rossi, Francia, Nord Italia, Toscana, Piemonte, quali? I territori, non Vino ovviamente le marche. italiano sicuramente, ma Che poi un po' so, di. tra Bolgheri e le Langhe? Dai, Langhe, quello Langhe, è vabbè. sì, la Senti, Bulgaria Langhe. tra Friuli e non so, un'altra zona di bianchi importante, è il Vermentino, È tra la lì sul Sardegna. Friuli. Sul Friuli, bene, bene. Sì. E vabbè, poi Francia, immagino, non mancherà qualche volta di fare un'incursione No, bevuta. certo, sì. Sì, ma anche vini tedeschi, però insomma se tendenzialmente resto Più sull'italiano. Borgogna o Bordeaux? Borgogna.
Bene, quindi sei in linea, diciamo, anche su quello che quelli che producono sull'Etna si sentono più affini alla Borgogna Certo, piuttosto che, certo. piuttosto che a Bordeaux. Senti, e dunque, cosa ti auguri per la Calabria del vino nei prossimi mesi, allora? Per la Doc Giraud, per il brand Librandi, il tuo augurio che fai anche ai tuoi colleghi produttori? Sì, io mi auguro che di riprenderci tutti e di riprenderci bene e di proseguire sul sentiero che stavamo percorrendo, perché insomma le cantine stanno lavorando bene e anche come doc si stava lavorando bene. Quindi mi auguro prima di tutto di uscirne tutti bene e poi comunque di continuare quello che stavamo facendo con più Certo. entusiasmo e più energia di prima. Certo, io quello che sento è che, come dire, sul rapporto produzione-qualità c'è un'attenzione sempre maggiore. Anche questo forse Sicuramente. probabilmente, una volta ho letto da qualche parte che il vino migliora gli uomini, no? Io penso che questo è tangibile anche in una realtà come la vostra, che è percorsa da problemi antichi, da un Certo. mezzogiorno che spesso economicamente non si è saputo reggere sulle gambe. Credo che il vino stia dando una grande opportunità a questi territori del sud e quindi ci vorrebbe Assolutamente. forse più consapevolezza. Il territorio comincia un po' a comprendere quanto voi siete un volano per il territorio stesso? C'è questa comprensione? Assolutamente. C'è Cominciate a assolutamente riscontrarla? questa comprensione. Il vino veramente viene considerato in uno dei punti veramente più importanti per quello che è la nostra economia e c'è molto coinvolgimento attorno al vino. Devo dire che insomma questo sì, per il nostro territorio è riconosciuta l'importanza del vino. Bene, Raffaele, io ti ringrazio tanto per aver partecipato a Wine Moment. Io Grazie a te. ne approfitto per dire che domani sarà il turno di Federico Latteri, che invece domani ci spostiamo in Basilicata. Wine Moment sarà con Elena Fucci e quindi raccontiamo l'Aglianico, l'Aglianico del Vulture, raccontiamo un po' quest'altra parte di sud che ci piace molto e quindi la chiacchierata con appunto una bravissima produttrice che è Elena Fucci. Poi mercoledì invece torneremo in Sicilia perché avremo Mario Di Lorenzo, presidente all'Oc Monreale, e patron di Sodisisa e Francesca Landolina intratterrà i nostri spettatori perché di fatto quello sono, sentendo appunto un altro produttore. Grazie Raffaele, grazie a Grazie, te, alla grazie a Pignari voi. Brandi, grazie Doc Giraud, grazie Calabria del Vino e avanti tutta. E buon wine Grazie. moment a tutti. Grazie. Buonasera, Ciao, ragazzi. ciao, Ciao, ciao. ciao.